Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo ringraziare per avermi invitato, avermi dato questa possibilità di dialogo e confronto, tra l'altro multidisciplinare, con veri e propri maestri, insomma, della sociologia e dell'analisi del sociale. Io vi posso dare un punto di vista di un giurista, di un giuslavorista, quindi un punto di vista parzialmente diverso. E dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, io trovo molto felice la scelta degli organizzatori di tenere assieme logistica e lavoro digitale, in quanto a me pare che in tali settori si palesi in maniera autoevidente quella rottura del nesso tra lavoro e cittadinanza che appunto è denunciato ormai da tempo, da più parti, da larga parte della dottrina. E la tendenza in atto da un punto di vista delle regole giuridiche del lavoro è quella di rendere strutturale, di rendere permanente, di trasformare il tipo lavoro, il lavoro instabile, discontinuo, frammentato e precario. Ecco, il lavoro da mezzo, come ci prometteva la nostra Costituzione, no? Per realizzare la personalità, si sta trasformando invece in un mero fine economico. Fine economico declinato in base alle possibilità fornite dal mercato. Infatti dal mercato dipendono le politiche economiche e solo dalle politiche economiche dipende poi la regolamentazione giuridica. In questo quadro ovviamente la norma giuridica frana, cede il passo, sopraffatta da quella economica, anzi insegue e rende più forte la norma economica e appunto il lavoro si trasforma sostanzialmente in un mero strumento di efficientamento della produzione. Ecco, se noi guardiamo questo processo dal punto di vista del capitalismo cognitivo, della globalizzazione, in cui le tecnologie digitali e soprattutto le tecnologie algoritmiche ed autopredittive, che sono state anche poco fa citate, ecco, segmentano e parcellizzano il lavoro umano a tal punto che sostanzialmente il tempo di lavoro e il tempo di vita tendono a coincidere e sostanzialmente l'uomo passa, si impoverisce sempre più nella produzione e riproduzione di sé per il lavoro. Questo spiega anche perché stanno emergendo pratiche neoschiavistiche e nuove forme di caporalato, tant'è che si parla nella letteratura già di caporalato digitale. Ecco, parallelamente, appunto, secondo un disegno perfettamente coerente, si spinge verso una delegittimazione della regola lavoristica e della legislazione protettiva del lavoro. Il fine qual è? È quello di indebolire l'architettura protettiva creata e il principio lavoristico che sta a base del nostro ordinamento e con esso appunto quella costruzione di economia sociale di mercato che vuole uno Stato solidale, pluriclasse e retto dai principi costituzionali. Questo spiega qual è il trend comune, cioè in tutte le economie occidentali ed europee si è registrato una messa in discussione e uno smantellamento delle tutele contro il lavoro subordinato, contro il licenziamento ingiustificato, si è messa in discussione la norma giuslavoristica inderogabile e soprattutto si è limitato fortemente il potere del giudice di sindacare le scelte organizzative e imprenditoriali. Ecco, se questo è il trend, in tale scenario io vedo la tecnologia come la strumentazione tecnica che può giocare un ruolo determinante nel realizzare nuovi ed avanzati modelli di esternalizzazione del lavoro. Modelli di esternalizzazione del lavoro che si avvalgono appunto di infrastrutture digitali come piattaforme, algoritmi, braccialetti elettronici, robots, per consentire ad imprese e consumatori di attingere velocemente e a costi ridotti a una forza lavoro esterna pressoché sterminata. Ecco, tale modello di organizzazione, la gravità della questione è che tale modello di organizzazione è in grado di adattarsi a tutte le tipologie di lavoro che noi conosciamo, sia per il lavoro intellettuale professionalizzato, sia per il lavoro più semplice, meno professionalizzato e più elementare, meno qualificato. Pensiamo alle microtask di Amazon Mechanical Turk o anche alle consegne dei fattorini, dei riders del food delivery fino ad arrivare alle corse degli autisti di Uber o appunto alle consegne dei lavoratori di Amazon.
Ecco, sia che si esternalizzino online mediante la tecnologia compiti di carattere intellettuale, sia che si esternalizzino, diciamo, via app prestazioni materiali o via web prestazioni materiali da compiere poi offline, come può essere appunto la consegna dei fattorini o le consegne del food delivery, ecco, il fine comune a me pare ed è quello di mettere a disposizione delle imprese, dei committenti, dei consumatori una forza del lavoro variegata, facilmente reperibile e soprattutto bypassando completamente tutti quelli che sono i costi di transizione tipici posti all'ordinamento giuridico a tutela della dignità e sicurezza del lavoro. Ecco, ma se questo è il quadro, per uno che studia il mercato del lavoro, il rischio qual è? È quello che si crei o un mercato parallelo, un mercato del lavoro parallelo, che il mercato del lavoro stesso si trasformi in un mercato del lavoro opaco, non regolato, in cui si tollerano o peggio si incentivano pratiche elusive e simulatorie. E come infatti in dottrina già si è osservato, è innegabile che come le tecnologie riescano ad abbattere i costi di intermediazione in capo alle imprese, allo stesso modo possono ridurre i vincoli di protezione e gli argini di sfruttamento della persona che lavora. Ma questo non basta, perché se noi guardiamo il problema dal punto di vista del web e della rete globale, il web favorisce la creazione di ecosistemi che si strutturano secondo oligopoli, in cui i lavoratori sostanzialmente vengono messi in una costante e perenne concorrenza tra di loro. Questo determina effetti distorsivi enormi con conseguenze di dumping salariale e parzializzazione e frammentazione estrema del lavoro. E questo accade perché, a mio parere, le tecnologie hanno un'adattabilità e una velocità tale da permettere di creare continuamente circuiti di incontro tra domande e offerte di lavoro alternativi. Alternativi in cui tra l'altro sono spesso circuiti di lavoro informali, dove non vengono neanche rispettate le regole, le qualificazioni classiche del diritto di lavoratore e datore di lavoro, ma si utilizzano pressoché schemi informali, spesso anche privi di forme materiali di regolamentazione. Ma se questo è il quadro e se questa è la tendenza da un punto di vista delle regole giuridiche, a me pare che il tentativo in atto a livello di politica del diritto sia quello a livello mondiale ed europeo di trasformare i comuni modelli di impiego in forme molecolari di autoimprenditorialità e di individuo impresa, spingendo i lavoratori a forme di autosfruttamento imposte dal mercato e da modelli di strutturazione dell'incontro tra domande e offerta. E questo lo vediamo in maniera evidente nel lavoro digitale, infatti sia nell'impiego online su piattaforma digitale che in quello offline, diciamo on demand via app, come possono essere le consegne dei riders, i gestori delle piattaforme si riservano sempre pratiche di determinazione, di conformazione della prestazione, confidando sostanzialmente che, quasi fidisticamente, che l'autonomia dei lavoratori, di questi lavoratori, può essere semplicemente desunta dal fatto che questi possono scegliere se e quando lavorare e possono lavorare potenzialmente verso una pluralità di committenti in competizione tra loro. Però, adottando questa idea di autonomia, a me pare che si cade in un errore concettuale, ossia si scambia la flessibilità consentita dallo strumento digitale, dalla tecnologia, con un autentico spazio di autonomia giuridico-organizzativa dei lavoratori, cosa che invece dovrebbe fondare la distinzione tra autonomia e subordinazione. Infatti l'assenza di vincoli rispetto all'accettazione o meno degli incarichi in un mercato del lavoro strutturato, come ho provato a spiegarvi, non è assolutamente indice di autonomia, ma al contrario, in un mercato in cui si è con continua concorrenza, in cui il lavoro è parzializzato, segmentato e la minaccia di espulsione dal mercato è continua, ecco, il poter scegliere è una scelta finta, è una scelta non reale e quindi diventa meccanismo di autocostrizione. Quindi se il carattere dell'autonomia di queste nuove forme di lavoro è quantomeno incerto, ciò che a me pare inconfutabile è la posizione di debolezza contrattuale, la sottoprotezione socio-economica dell'emergere di questo nuovo lavoro. Alla luce di tutto ciò, quindi, a me pare che non si possa negare un'esigenza comune, che sia quella di evitare
diciamo, il riemergere di pratiche di deregolamentazione e di insicurezza del rapporto di lavoro che, come la storia già ci ha insegnato, sono spesso, anzi sempre potremmo dire, anticamera di sfruttamento e mercificazione del lavoro. Allora la vera domanda è: ma cosa possiamo fare? Cioè, cosa può fare l'ordinamento giuridico e cosa può fare il diritto del lavoro? Abbiamo qualche strumento? Possiamo mettere in campo qualche strategia già utilizzata? Ecco, questo è il vero punto del vero problema. A me pare un po' problematico confidare nella sola forza risolutiva dell'azione di riqualificazione del rapporto di lavoro. Questo perché? Perché è innegabile che la tecnologia, la velocità della tecnologia, la capacità di modellarsi, di adattarsi, di riprodursi ed aggiornarsi della tecnologia digitale è tale per cui è in grado, arriva prima, è in grado di schivare, di aggirare gli indici di subordinazione presenti in tutti gli stati nazionali. Perché in tutti gli stati europei la nozione di subordinazione è una nozione tipologica, cioè si basa da una definizione data da una serie di elementi. Ecco, la tecnologia e le tecnologie digitali nascono proprio per aggirarle, per bypassarle. E emblematica di questa tendenza sono le sentenze che ormai troviamo un po' in tutta Europa sulle vertenze dei riders, ad esempio in Italia e in Francia, per fare gli esempi più recenti. Pensiamo all'esito della causa di Torino del 7 maggio 2018 o a quella analoga fatta dai riders di Deliveroo, dai riders parigini di Deliveroo, posta davanti alla Corte d'Appello francese e decise il 2 novembre del 2017. Ecco, in entrambi questi casi i giudici hanno analizzato il concreto svolgimento della prestazione di lavoro di questi nuovi lavoratori, dei riders, tuttavia hanno concluso per la loro autonomia. Perché? Perché hanno considerato troppo leggeri i vincoli di organizzazione a cui erano sottoposti. Ecco, la leggerezza del vincolo di organizzazione che va contro quello che è una precondizione per il riconoscimento in tutti gli ordinamenti europei della nozione di subordinazione, che è la determinazione unilaterale del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro, e dunque hanno considerato, giudicato questi lavoratori non come lavoratori subordinati, bensì come lavoratori autonomi. Con questo cosa voglio dire? Non certo che la strada della qualificazione dell'azione giudiziaria va abbandonata, no. Questa va perseguita, ma dove ciò è giuridicamente possibile, dove ci sia un effettivo spazio e quindi dove ci sia un'effettiva differenza tra la condizione di autonomia sancita nel contratto e l'effettivo svolgimento delle condizioni di svolgimento della prestazione. In attesa che soprattutto i giudici e la giurisprudenza si adegui a questa nuova modalità di organizzare il lavoro, magari aggiornando gli indici della subordinazione, soprattutto la mia idea personale che si dovrebbe incentrare il giudizio, il vaglio e l'indice di subordinazione soprattutto sulla strumentalità della prestazione fornita dal lavoratore rispetto alla possibilità dell'impresa di fornire il servizio nel mercato del lavoro. Ma in attesa che questo aggiornamento avvenga, chi deve, è a mio parere ineludibile, irrinunciabile, la sfida di creare un nucleo di tutele universali proprie di tutti i lavoratori contrattualmente ed economicamente deboli. Idea non certo nuova, idea molto vecchia in realtà, ma che mi pare oggi alla luce anche di una tale evoluzione delle tecnologie sempre più indispensabile, e soprattutto prescindere dalla concedere delle tutele indispensabili minime che prescindano dalla qualificazione del rapporto di lavoro, e quindi che si applicano ai lavoratori economicamente contrattualmente deboli, a prescindere dal fatto che siano lavoratori subordinati, autonomi, microimprenditori, e soprattutto collegarli alle persone che entrano nel mercato del lavoro. E che si portano dietro questo insieme di diritti minimi per un lavoro degno lungo tutte le transitorie frammentate esperienze professionali, appunto alla luce di un mercato del lavoro così frammentato come ho provato a descriverci. Chi deve elaborare queste tutele? Chi è il soggetto che dovrebbe farsi carico? Gli esempi in Europa sono vari. In Francia, tramite la loi Travail, ci ha pensato il legislatore nazionale, il quale
ha inserito nel codice del lavoro francese un titolo appositamente dedicato ai lavoratori che operano su piattaforme digitali, concedendo a questi alcuni diritti minimi come i diritti collettivi, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e una sorta di diritto alla sicurezza. Alcune sollecitazioni interessanti vengono anche dal pilastro europeo per i diritti sociali, dove si incoraggia la Commissione a elaborare una direttiva ad hoc propria del lavoro economicamente contrattualmente debole, ma in attesa che il legislatore si muova, perché non possiamo aspettare Godot all'infinito, ecco, chi ha un ruolo centrale sono le organizzazioni del lavoro, le parti collettive, le quali si dovrebbero fare promotrici innanzitutto di una battaglia per quantomeno per il riconoscimento dei diritti collettivi di sciopero, azione e negoziazione collettiva. Diritti collettivi che sono a mio parere strumentali per poter arrivare alla creazione di un apparato di tutele. La strumentalità dei diritti collettivi per la garanzia dei diritti umani, di un lavoro degno, è tra l'altro messa in luce in maniera lampante dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale nella sua giurisprudenza più recente si sta mostrando sempre più incline ad attrarre sotto l'ombrello protettivo dell'articolo 11 della CEDU i diritti di azione, negoziazione e conflitto collettivo quali diritti strumentali per garantire i diritti umani nei rapporti di lavoro contrattualmente deboli. Poi, se volete, vi posso raccontare una serie di casi, ma adesso non c'è tempo. Due battute. Ecco, qual è il fondamento giuridico a livello nazionale su cui potremmo arrivare a creare queste tutele? Ecco, a me pare necessario recuperare quello che è l'articolo 35 della nostra Costituzione, il quale nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni autorizza espressamente il legislatore a creare e fornire tutele anche per il lavoro autonomo, atipico e microimprenditoriale. Dunque, in conclusione, tre parole chiave: lavoro dignitoso, salario giusto e sicurezza. A me paiono gli imperativi categorici da cui il diritto del lavoro a livello nazionale ed europeo deve ripartire, appunto, per ricostituire, riaffermare quel nesso tra lavoro e cittadinanza che il capitalismo logistico delle piattaforme oggi stanno tentando di rompere. Grazie.